Eccola che se l'è fatta addosso. Ecco, questo è già un esempio di acqua che è sporca e vedremo come scaldarla. Possiamo già notare che l'acqua è pulita. Benvenuti su Oxygen Not Included. Oggi facciamo il ciclo dell'acqua perché abbiamo appunto qua una grande grande vasca d'acqua che ci siamo fatti a inizio partita, ma può sempre accadere che questa vasca possa scendere piano piano, anzi sicuramente, perché la stiamo usando per l'ossigeno, la usiamo per le piante, la usiamo per un sacco di cose, per dare da bere anche ai ragazzi, eccetera. Questo cosa comporta? Che però noi da un altro lato stiamo accumulando dell'acqua sporca, perché sono le acque reflue, sono l'acqua dei gabinetti, sono l'acqua di un sacco di cose sporche. Infatti possiamo vedere in zona germinata che l'acqua contiene 300.000 germi. Detto ciò, ci è venuto in mente che si può riusare. Può riusare e una volta pulita e sterilizzata rimetterla in circolo. Ciò non significa che per forza dobbiamo usare solo quell'acqua che troviamo. Possiamo ovviamente scavare di più, cercare altre pozze come questa. Sono anche dei geyser di acqua, acqua bollente però. Il problema è appunto poi che è bollente, quindi difficilmente riuscireste a usarla subito. Comunque, cominciamo a costruire. Diciamo che nell'ottica di fare una base perfetta e completa si dovrebbe autosostentare da sé, quindi non andiamo a creare un sistema che ha bisogno ogni volta di avere un'aggiuntina da fuori, ma una cosa stabile che funziona e che va. Quindi andiamo a creare una zona isolata che possa reggere alte temperature. Mentre costruiscono la zona isolata, perché andremo a scaldare quest'acqua qui in una zona apposita. Perché? Perché ovviamente se noi guardiamo il panoramica a temperatura adesso è quasi tutto verde, ma se scaldassimo quest'acqua a 60-70 gradi, chiaramente inizieremmo a scaldare la nostra zona di abitabilità. Diventerebbe una roba così, non è molto utile. Quindi andrebbe isolata, scaldata qui, poi raffreddata da un'altra parte. Fatto ciò, ovviamente dovremmo arrivarci, quindi un buco dobbiamo lasciarlo. Quindi qua che avete dello spazio, costruitevi un ulteriore muro, isolatela ancora. Le porte no, purtroppo le porte fanno passare il calore, ma magari due piastrelle in più qui tengono il calore da questo lato qua. Dovrebbero. Infatti ci sono anche altri modi di ripulire l'acqua. Diciamo che noi abbiamo scelto quello del calore perché è quello più facilmente gestibile. Un'altra idea poteva essere quella di usare il cloro, però è generalmente un suicidio perché se si spacca un tubo nel momento sbagliato e in un secondo c'è la base inondata di cloro e potete ben fare che chiudere la partita e andare a fare un giro al parchetto per non urlare. Mentre stanno costruendo, noi possiamo iniziare a pensare come scaldare l'acqua. Il punto è che il gioco ci fornisce, nel nostro albero tecnologico di ricerca, ci fornisce sotto liquidi, un po' più in qua, calibrazione liquidi, ci fornisce l'intiepidente per liquidi. Cosa fa? Deve essere completamente immerso e riscalda grandi quantità di liquido. Quindi è qua che è venuta la botta di genio. In realtà, ovviamente, penso i creatori del gioco un'idea se l'erano già fatta, ovviamente. Quindi l'intiepidente cosa farà? Una volta che prendiamo quest'acqua reflua e la mettiamo qui, la scalderà. Fatto? Utilità, perdono. Utilità, troviamo l'intiepidente, che è bello grosso, ciuccia un sacco di energia, questo è un problema, ma non va per ovviamente usato sempre, quindi non è che sarà lì a scaldare mille di cioè a ciucciare mille di energia al secondo sempre. Quando, una volta che sarà caldo, tutto caldo, noi con un ciocco di automazione, aggiusteremo il problema. Tutte le cose che costruirete lì vicino andranno fatte con dei materiali particolari e non quelli standard perché scalda. Scaldando tanto le cose si spaccano. Aggiungo che c'è un piccolo errore, oltre a loro che sono tutti belli bloccati perché abbiamo fatto una mossa furba. Questo è il rischio di venire, anzi no, non possono soffocare, questa è l'unica cosa buona, c'è dell'ossigeno, hanno fame al massimo. Comunque, nel problema, qui abbiamo fatto poco spazio perché abbiamo notato più volte che se noi occupassimo tutto quello spazio lì solo per l'intiepidente,
dovremmo obbligatoriamente mettere una pompa dei liquidi sopra. Cosa significa? Che la pompa dei liquidi non sarebbe a contatto col terreno, quindi non succhierebbe le ultime caselle, e che è un problema, perché se ogni tile occupa 1000 kg, ci sono 4000 kg di acqua non recuperati. Quindi basta al massimo allargarla, quindi o tutta. Eccola là che se l'è fatta addosso. Ecco, questo è già un esempio di acqua che è sporca e vedremo come scaldarla. Almeno l'hanno fatta nella zona giusta. Questa è l'unica roba buona. Bene, ora possiamo piazzare intanto l'intiepidente e poi pompa dei liquidi. Così vediamo quanto spazio cuba il tutto. Rifacciamo la nostra costruzioncina. I ragazzi sono riusciti a fuggire. Ok, una volta che abbiamo finito di costruire, ovviamente manca energia e tubature. Ora dovete pensare che dobbiamo spostare quest'acqua qui, che è sporca, piazzatela sempre più o meno in mezzo, perché le tile ogni tanto hanno una viscosità per cui mantengono un pelino l'acqua. Se voi la ficcaste a destra o tutta a sinistra, potrebbe rimanerne delle gocce nei lati. Ovviamente ci sono troppe tile e i ragazzi non riuscirebbero a scavare, quindi ci uniamo a un vecchio tubo. Dobbiamo fare un piccolo ciocco così, in modo da ficcarci uno sfiato dei liquidi. Quindi cosa fa? Ciuccerà quest'acqua qui sporca e la mette qua dentro. Perfetto. Per quanto riguarda l'energia elettrica, noi abbiamo questo cavo qui che tiene ancora 800. Cercate a volte di farle più corte possibili, anche se non state sotto il terreno in zone brutte. Frega un cazzo. A occhio potremmo ancora attaccarci l'altra pompa e poi faremo un cavo a parte per questo intiepidente. Il concetto è che adesso da questa pompa, che un giorno avrà dell'acqua bollente ma sterilizzata, dovremmo portarla in una zona fredda. Noi abbiamo lasciato un buco qui apposito per creare un'ulteriore vasca dove la temperatura, che è già fredda, cercherà di dissiparne il calore in modo da velocizzare il processo e poi riportarla nella nostra bella vasca, addirittura a volte anche magari a temperature parecchie basse, il che aiuterà a raffreddare ulteriormente la base. Ok, adesso qua abbiamo appunto fatto la nostra bella vaschetta che conterrà l'acqua bollente. Nel mentre possiamo continuare con le tubature. Infatti, da questa vasca noi partiamo con dell'acqua molto calda, sarà molto calda. Ciò significa che se voi faceste passare un tubo lungo il percorso, scaldereste la zona. Quindi la cosa migliore da fare, ovviamente, è condotto liquido isolato, che grazie a Dio non costa metalli perché saremmo poveri. Quindi fatevi un percorso. Di norma noi lasciamo sempre una tile di differenza di spazio, perché non si sa mai che in futuro doveste passare con tubi che non conoscete, quindi dovete lasciarvi lo spazio per i ponti, come ad esempio ora faremo un ponte. Facciamo così, creiamo il nostro ponte e siamo belli tranquilli. Arrivate qui e scaricate l'acqua. Sfiato. Benissimo. Ecco, se vi state chiedendo il perché abbiamo fatto quel ricciolo sul cavo, è semplicemente per poter mettere un interruttore e bloccare e fermare il tutto senza doversi per forza immergere, bruciare, infettare, eccetera, eccetera. Quindi è un'ottimizzazione sia a livello di tempo che a livello di salute. Much, much later. Vi abbiamo un po' velocizzato, abbiamo pensato di alimentare al volo autonomamente l'intiepidente. Come diceva il mio collega, appunto, l'interruttore è parecchio utile per bloccare l'energia. Comunque, ora abbiamo concluso i tubi. Ultimo pezzo, quando un giorno l'acqua che cadrà qui sarà fredda, ovviamente dovremmo ripomparla via perché la vogliamo nuovamente. Idem con patate, noi guardiamo la zona fredda dove finisce. Ok, possiamo inizialmente continuare a usare i tubi normali e quando iniziamo a uscire dalla zona fredda, torniamo a usare i condotti isolati. 2 hours later. Ok, adesso abbiamo altresì velocizzato, abbiamo deciso stavolta di passare a lato perché è più corto e tutto più bello.
Ora vediamo che appunto in una certa zona abbiamo deciso di usare di nuovo il liquido isolato, condotto isolato, e quando arriviamo qui possiamo di nuovo, anche prima in realtà, anche prima potremmo usare il condotto bianco, perché iniziamo appunto a raffreddare la base. Comunque la sfiata nella grande vasca. In questo modo il ciclo è all'incirca finito. Adesso dobbiamo sperimentarlo. Ora, vediamo che l'acqua viene pompata, viene buttata qui. Noi potremmo decidere arbitrariamente quanto, cioè potremmo arrivare al limite massimo della vasca e poi iniziare a scaricarla, quando ci pare. Loro, vabbè, sono scemi e disinfettano questo, che tanto non ci servirà. Disattiva disinfestazione, potete farlo. E adesso aspettiamo che la vasca si riempia un po'. Tra l'altro, i nostri omini possono tranquillamente entrare nella vasca dell'acqua sporca fredda perché ci sono i lavandini e quindi il problema sporco viene risolto così. Non possono chiaramente entrare in quella calda perché a un certo punto si brucierebbero. Ok, ora possiamo vedere che Ruby sta dando energia all'intiepidente per liquidi. L'acqua sta già scaldando e a 57-58 gradi di solito basta e avanza per iniziare a vedere che i germi stanno calando e anche di botto. Stanno calando di più di 1000 al secondo. Ricordatevi di bloccare questa pompa, perché se no lei continuerà a immettere acqua sporca. Quindi dovete fare delle cose a step: la riempite quanto volete, la scaldate tutta, la sterilizzate tutta e poi la fate uscire. Poi potete rimettere l'acqua sporca, altrimenti continuerà a infettarsi e continuerà a non essere pulita al 100%. Ecco, uno dei problemi appunto è che l'intiepidente per liquidi può andare a temperature molto alte. Questo è un esempio di cosa non fare, cioè manca un pezzo, la pompa dei liquidi a fianco si sta danneggiando. Quindi cosa andiamo a fare? Un pezzo di autonomia, andiamo a vedere il sensore per liquidi, o se no, sensore termico. Il sensore termico lo mettiamo ad esempio a questa altezza, gli attacchiamo un cavo di automazione, loro ovviamente poveri cristi riparano. E poi, quando il sensore termico è concluso, questo cosa fa? È come l'atmosensore. Gli possiamo dire se sotto o sopra una certa soglia spegni l'intiepidente. Quindi, una volta inserito questo affarino, lui in questo istante dice: ehi, ma siamo sotto i 7 gradi? No, siamo a 87, quindi si ferma. Noi gli possiamo dire: attiva se sotto i 55 gradi. Noi non dobbiamo andare tanto in alto perché così non danneggiamo la pompa e i germi in qualsiasi caso ci rimangono secchi. Possiamo già notare che l'acqua è pulita. Andando a 80 gradi, ovviamente ci ha messo molto meno e l'acqua è nessun germe, tutto pulito. Ricordatevi che più riempite la stanza di acqua, più la temperatura che questo segna, magari quassù non è la stessa, è più fredda. Quindi mettetevi magari qua al limite 65, perché magari l'acqua che avrete quassù è a 55 ed è più lenta a togliere i germi. Comunque, il tutto per adesso funziona. Noi attiviamo la pompa. Il motivo per cui c'è anche l'interruttore è perché magari loro, esatto, non si danneggiano. Ruby in questo istante si è fatto male perché si è scaldato. Ora possiamo vedere che la pompa sta portando via l'acqua sterilizzata ma bollente. Bene, abbiamo costruito il nostro setaccio in maniera che filtri da acqua sporca a acqua pulita. Ricordatevi soltanto che l'acqua che uscirà non sarà fredda, uno perché arriva già da calda da prima e seconda cosa, la macchina in sé la fa uscire a 40 gradi, quindi per questo vi consigliamo costruite tutto nella zona fredda per non avere poi problemi in futuro. La macchina ha bisogno di sabbia per funzionare, è abbastanza facile da recuperare, a meno per il resto è abbastanza semplice e immediato. E niente, l'acqua è pulita. Ricordatevi di ritirarvi questo ghiaccio qua, perché il rischio è che, essendo ghiaccio inquinato, esattamente, vi sporchi l'acqua. Quindi, prima di fare questo ciocco, pulite il fondale.
Ok, in questo momento appunto l'acqua sta scendendo, l'acqua è molto calda ed è il problema principale, ma il motivo per cui l'abbiamo messa qui. Se notaste che non vi si raffredda tanto in tempo e state finendo la vostra acqua pulita nella vasca, ci sono dei metodi per raffreddarla. Uno dei metodi che andremo a illustrare in un prossimo video sarà usare il revocatore termico di entropia. Noi appunto abbiamo avuto la fortuna di averne due vicino. Con i revocatori termici potremmo affrettare il raffreddamento di quest'acqua qui. In questo caso comunque possiamo vedere che a livello teorico l'acqua è pulita, arriva sporca, viene pulita e niente. Ricordatevi che il setaccio pulisce l'acqua, ma non vuol dire che toglie i germi. Quindi obbligatoriamente prima dovreste riuscire a toglierli. Bene, con questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo.